che ha generato in Maria la carne del Verbo. Noi facciamo di Giuseppe un marito di scopa, l'anziano, e quello c'è scritto da una parte che è l'anziano, perché nelle scritture c'è scritto che Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Ed è la prima volta che un uomo viene caratterizzato in relazione a una donna. Non è mai successo. Che normalmente sono le donne che sono legate agli uomini, cioè la figlia di, la sposa di, la madre di un uomo. Invece quando si tratta del Verbo fatto carne, Giuseppe, lo sposo di Maria, cioè il mondo va tutto al contrario. Ciò che era in seconda fila è in prima fila. Ora questo inizio che noi celebriamo nel mistero del Natale, preparato dall'Avvento, chi partecipa alla liturgia quotidiana con tutte queste letture, questi Vangeli, questi profeti che ci fanno avvicinare al mistero del Natale, di fatto è il messaggio che ci permette di accogliere la grande novità del Vangelo di Gesù Cristo, anzi, del Vangelo che è Gesù Cristo. E dov'è la novità? Fondamentalmente il Signore Gesù, come suo padre Giuseppe, quando può osservare la Torah, può osservare tutto quello che la religione richiede, eccetera, eccetera, lo fa. Ma quando si trova davanti a una sofferenza concreta di una persona concreta, questa persona con la sua sofferenza ha la precedenza assoluta. Ed è lì che si crea il conflitto con i tempi, con i sacerdoti, con i farisei, dottori. Quindi quello che noi celebriamo nel Natale è la fine della concorrenza tra Dio e l'uomo, la fine della religione. La religione, ogni forma, per esempio, sono tre livelli: la religiosità, la religione e la fede. La religiosità è che devo fare un esame o all'università o clinico, e vado ad accendere una candela santatorio, e che va benissimo anche perché i frati sono contenti. Abbiamo sentito, la gente non va più ad accendere le candele a Sant'Antonio, è una catastrofe. Per cui la religiosità fa parte. Per esempio, un prete come me, come Luca, un po' stregoni siamo, abbiamo anche un po' di stregoneria, dobbiamo anche praticarla, perché se non lo facciamo noi, però degli influencer, quindi meglio che e noi che diamo lavoro agli altri, ci teniamo il nostro lavoro, insomma, abbastanza, perché la gente ha bisogno di stregoni, quindi è meglio che il lavoro, visto che noi abbiamo già una certa esperienza, ci conviene andare avanti, non capisco perché dobbiamo perdere il lavoro con tutto quello che qualche guadagno c'è pure, insomma, per cui non ha nessun senso, anche perché la gente ha bisogno di un po' di stregoneria, e insomma ce la offriamo, perché tra l'altro aiuta. Questo è il livello della religiosità, di cui gli umani non possiamo fare a meno, per quanto siamo intellettuali, eccetera, quando arriva il tumore, le candele funzionano, le preghiere, tutti poi andiamo in monastero, padre, per carità va benissimo, anche perché crea una solidarietà, una compassione, non lo dico con disprezzo. Poi c'è la religione, cioè il sistema di appartenenza tribale. Noi facciamo parte della Chiesa Cattolica, quindi facciamo parte di questo, cioè, e questo è un altro livello. Ma la fede, quella che professiamo nel credo quando andiamo a messa la domenica e la solennità, è un livello diverso dalla religiosità della religione. È credere che in Cristo Gesù è finita la concorrenza tra Dio e l'uomo. E come dice Agostino, attraversa l'uomo e troverai Dio. E penso che questo è quello che avviene in questa sala, no?
giusto? Ogni giorno, qui. Questo è un luogo di incarnazione, non di incartazione. Non penso che le suore chiedano ai musulmani di battezzarsi così gli danno un buon pasto. Non penso che sia questa richiesta. No, già che c'è un uomo, una donna, una persona, chiunque esso sia, che viene qui a chiedere e a manifestare il bisogno di essere aiutato a sperare, bene, per noi, quando una persona viene a chiederci di essere aiutato a sperare, quello è il luogo in cui noi siamo fedeli al Vangelo. E non ci interessa assolutamente che entrino nella nostra religione. Non lo conosco. Giusto? Funziona così. Ma ciò che funziona e che deve funzionare sempre di più è ricordarci che l'incarnazione del Verbo, la manifestazione di Dio nella persona del Signore Gesù, nelle sue parole, nei suoi gesti, come ci sono testimoniati dai Vangeli, e questa grande, questo grande scatto, non c'è più concorrenza tra Dio e l'uomo. Tanto Dio non entra in concorrenza con l'uomo. Non vuole essere amato di più, preferito. Non è. Questo è il passo religioso, no? La preferenza, ama di più me, questo sono le cose sentimentali affettive. La Margherita ti ama, mi ama. Quindi Dio non ha la Margherita da spogliare. Dio è amore. No? Ma appunto questo ci fa uscire dalla spirale della sofferenza che genera violenza. Questa è una piccola nota su quello che stiamo vivendo a livello globale e anche particolare, quello che avete vissuto oggi nella città di Padova. Allora, la nascita di Gesù nel Vangelo secondo Matteo è segnato da una doppia violenza. Quella che Giuseppe avrebbe dovuto infliggere a Maria per fedeltà a Dio, giusto? E quella che Erode infligge ai bambini di Betlemme per fedeltà a se stesso. Ora, a fronte di questa violenza religiosa o politica di potere, il Vangelo invece si sofferma sulla sofferenza. Perché noi attualmente, anche a livello globale, ci occupiamo troppo della violenza, dimenticando che la violenza è sempre frutto di una sofferenza e che non si può arginare la violenza senza dare forma, parola, possibilità di espressione alla sofferenza che ogni uomo e ogni donna porta dentro di sé. Perché fino a quando una persona non si sente accolto nella sua sofferenza, non può che diventare violento. È una triste realtà. Non è un caso che il secondo racconto del peccato originale qual è? Caino e Abele. La fatica nella relazione porta Caino ad uccidere. E quando Caino dice al Signore Dio, adesso mi uccideranno, e no, dice Dio, no, adesso basta, che nessuno tocchi Caino, perché Caino ha ucciso Abele, non ha fatto bene a uccidere Abele, ma ha ucciso Abele perché non è riuscito a sopportare il confronto con il suo fratello, passare dal confronto al conforto. È questo che il Signore Gesù, Verbo di Dio fatto carne, ci ha rivelato nel mistero della sua umanità. E come diceva Elisabetta della Trinità nella sua bellissima preghiera di elevazione della Trinità, nella seconda parte dove parla al Verbo di Dio, o Verbo di Dio, in francese suona in un modo sublime, fais de moi un surcroît de ton humanité. Fa di me una continuazione, un'escrescenza, una espressione della tua umanità, ma in questo senso, un'umanità capace di compassione.
Di fatto la Chiesa, di cui forse molti di voi fanno parte come me, è l'invenzione della compassione di Cristo per l'umanità. E la Chiesa non ha nessun altro senso, tenendo da parte la religiosità, la religione, che pure rimane stregoni, un po' potremmo farli, ma la Chiesa ha un senso solo a misura in cui è capace di essere espressione della compassione di Dio per noi. Altrimenti il Verbo si è fatto carne in noi. Grazie. Thank you.